Giorgia Meloni. Buon pomeriggio, Meloni. Dunque, salve, buon pomeriggio a voi. Dunque, lei, dopo le consultazioni con il presidente Mattarella, ha ribadito la posizione di Fratelli d'Italia, la più granitica di questi giorni della crisi, elezioni subito. Abbiamo sentito anche lo stesso leader della Lega, Salvini, ribadire questa posizione, sia alle urne, rilanciando un po' anche con un possibile accordo con il Movimento 5 Stelle. Però, insomma, la posizione adesso del Movimento 5 Stelle con Luigi Di Maio è stata molto molto chiara. Dunque c'è lo spiraglio per un accordo proprio con il PD, con una maggioranza ampia. Ma guardi, intanto io devo registrare che Fratelli d'Italia è in realtà l'unico partito che pone, diciamo, il voto come soluzione inevitabile di questa crisi, perché tutti gli altri hanno una serie di subordinate, di fronti aperti. Il Movimento 5 Stelle tratta in realtà con chiunque ci stia, pur di rimanere al governo della nazione, il famoso cambiamento. A me non è, devo dire francamente che per me non è così chiaro che l'intervento che ha fatto Di Maio fosse un intervento di dialogo indirizzato unicamente al PD. Sì, non l'ho letta così, sì. Anzi, mi è sembrato, diciamo, il classico due forni aperti. Ma ecco, e per il ciclo, se mi devo vendere, vediamo qual è il migliore offerente. Ecco, io credo che si fare una sintesi poco giornalistica, certo, infatti, ma politica, farei questa sintesi. Salvini, appunto, a sorpresa riapre il dialogo col Movimento 5 Stelle. Il PD tratta col Movimento 5 Stelle, si dice disponibile a trattare col Movimento 5 Stelle. Forza Italia chiede l'incarico al centrodestra e il subordine al voto. L'unico partito che chiede il voto punto è Fratelli d'Italia. Sì, ringrazio, perché anche voi avete notato come la posizione di Fratelli d'Italia sia una posizione, diciamo, più semplice, se vogliamo, più chiara. Sì, da subito. Con minore età, penso, dicevo stamattina, le consultazioni. Però è un nostro tratto distintivo, quello della chiarezza e della coerenza e delle idee chiare sul da farsi, e non di queste manfrine del sì, ma anche vogliamo fare questo, però anche quest'altro, vediamo chi ci sta, trattiamo con tutti, diciamo, non appartiene al nostro DNA. E come diceva lei, infatti, Meloni, in effetti nel discorso di Luigi Di Maio c'è la sua priorità è il taglio dei parlamentari, quindi il primo punto, no, di quei 10 che ha elencato alla fine è proprio questo. E in realtà poi stamattina insomma, Zingaretti, il segretario del PD, su questo invece non ha detto che non è questa la sua, non dà un'apertura su questo, quindi forse appunto c'è anche un'apertura alla Lega da parte dei 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle in questa fase, diciamo, di riacquisita centralità tenga un forno aperto per chiunque voglia tenerlo al governo. Credo che loro abbiano dei problemi eventualmente di faccia persa, ma quelli ce l'hanno secondo me proprio a monte, e come si erano presentati, no? Cioè, loro erano quelli che dovevano aprire il Parlamento con una scatoletta di tonno, alla fine ci si sono chiusi come se il Parlamento fosse una scatoletta di tonno, ci sono chiusi dentro, e quindi lei capisce che una importante trasformazione. Però mi pare che, diciamo, se io devo leggerla politicamente, poi magari non capisco nulla di politica, a me è parso invece che i 10 punti si tenessero perfettamente equidistanti, sia da una trattativa con il PD che da una trattativa con la Lega. Poi dei problemi loro li avranno, dicevo, comunque di faccia internamente, perché sia, diciamo, nei tendenti che si sono tirati Conte e Salvini in particolar modo l'altro giorno al Senato, sia appunto, per non parlare delle ante, gli anni spalate di insulti che si sono tirati con il PD e segnalamente con quello renziano, che però fino a prova contraria, non me ne vorrà il segretario Zingaretti, sono quelli che stanno dando le carte. E quindi diciamo che cercano di farlo con un minimo di classe, non ci stanno riuscendo, perché poi non li vengono al pettine, ma di dare questo conto. Quindi allora drammaticamente mi pagano aperti tutti gli scenari, e mi pare che insomma si tenga poco conto finora dell'interesse dei cittadini. Io continuo a dire che in queste situazioni si fa la cosa più democratica e naturale del mondo, si dà la parola ai cittadini, a maggior ragione perché oggi sappiamo che in Italia c'è una maggioranza,
che tutte le volte nelle quali i cittadini hanno votato hanno detto la stessa cosa, hanno detto chi cresceva e chi scendeva, erano sempre gli stessi. L'Italia ne vuole un governo che abbia idee chiare, che sia duraturo, che sia coeso, che abbia un programma comune, che non nasca appunto sull'interesse della difesa della poltrona, perché quando le cose nascono sull'interesse muoiono presto, come dimostrano tutti i governi nati nel palazzo, e non da una coesione forte, da un programma comune e da un mandato forte dei cittadini. Oggi questo sarebbe possibile, lo dico anche perché ascoltavo ieri Confindustria, piuttosto che io sono estremamente sensibile alle parole che arrivano dai mondi della produzione, no? Chiedono un governo stabile. L'unico modo di avere un governo stabile è che abbia un forte mandato popolare, una visione comune e un programma comune, e questo si fa con le elezioni, e adesso si può fare. Siamo, diciamo, molto stretti con i tanti, ma si può ancora fare. Tutto il resto, che non vedrà la partecipazione di Fratelli d'Italia in nessun caso, atteso che come sempre abbiamo fatto voteremo le cose eventualmente non ci vediamo con gli invisibili, tutto il resto è una presa in giro degli italiani, i partiti che spaventati dalla democrazia si chiudono nel Parlamento. Meloni, alle 20 ci saranno le comunicazioni del presidente Mattarella, cosa si aspetta? Ma guardi, io chiaramente posso dirle che cosa spero, che cosa mi aspetto. Non ho la presunzione di prevedere cosa farà il Presidente della Repubblica, probabilmente il Presidente della Repubblica ben consapevole dei tempi che sono molto stretti, soprattutto nel caso in cui si andasse al voto, ovviamente non ci potremmo permettere, diciamo, la crisi che abbiamo visto lo scorso anno, le consultazioni che abbiamo visto lunghissime dello scorso anno. Durate quasi 3 mesi. Esatto, quindi o il Presidente, come io spero, decide di sciogliere le Camere, prendendo atto del fatto che comunque al di là di questi voli pindarici un accordo politico oggi non c'è in maniera tale da fare una maggioranza, oppure chiaramente deciderà di conferire un incarico, ma temo che non ci siano gli spazi, di tempi per un incarico esplorativo, quindi dovrebbe essere già l'incarico per la formazione di un governo. Oppure, come più ragionevole, il Presidente Mattarella aspetterà qualche giorno, più ragionevole diciamo dal punto di vista del Quirinale, non dal mio, che come ho detto preferirei lo scioglimento delle Camere stasera e l'indizione delle elezioni, si prenderà qualche giorno per vedere se questa mercanzia messa in piazza dal Movimento 5 Stelle verrà raccolta da qualcuno, e magari lunedì ci darà un'ulteriore comunicazione di quello che ha deciso di fare. Proprio 30 secondi, lei però questo rischio ce l'aveva proprio detto ai nostri microfoni, di questa possibile appunto accordo tra Movimento 5 Stelle e PD alla luce dei tempi dell'apertura di questa crisi da parte di Salvini. Guardi, io sono purtroppo spesso ormai, mi è capitato spesso negli ultimi anni di essere facile profeta, no? Un po' la Cassandra della politica italiana, non è una bella cosa francamente, però certe cose sono facili da prevedere. La crisi, per come la vedo io, avrebbe dovuto essere aperta il giorno dopo le elezioni europee, perché i tempi erano tali da non consentire questi giochi di palazzo. In presenza di una maggioranza chiara che gli italiani avevano già indicato, e con la fine di questo governo, se la crisi potesse essere aperta all'indomani delle elezioni europee, si sarebbe sicuramente chiusa con una nuova elezione, un nuovo governo, il tempo per fare la manovra, con i tempi giusti, insomma non ci sarebbe stato il giochi da fare per nessuno. Non è andata così, ma su queste cose sa, è più facile fare l'allenatore che il giocatore, per cui io l'avrei fatto prima, ma adesso gestiamo le cose come le possiamo gestire. Il fatto è che si fa ancora in tempo a votare. Grazie. Secondo me quella è ancora la strada maestra. Grazie, grazie a voi. Grazie Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.